Allora, ragazzi, prima di iniziare questo video, voglio solamente chiarire una piccola cosa che potrebbe esservi d'aiuto anche per il resto della vostra vita. E3, che cacchio significa? Allora, come potete, sembra è una cosa davvero misteriosa, capire cosa significa, perché E3, vedete, la lettera E è il numero 3, che significa tre volte, oh, pazzesco, ecco perché c'è un 3, la lettera E, incredibile, perché sta a significare Electronic, prima E, Entertainment, seconda E, Expo, 3 E, avete visto? E, pazzesco, ecco quante cose si scoprono. No, volevo cercavo di chiarirvelo perché a quanto pare ad alcune, alcune parole, ad alcune persone questa parola è alquanto oscura. Però adesso penso che sia tutto chiaro. Perfetto, dopo questo inizio penso che sia il caso di salutarvi. Quindi, salve a tutti ragazzi e benvenuti quest'oggi a questo nuovo video. Sono sempre io, Lego stanno avanti. Non so perché parlo così, ma oggi, cioè, non so, oggi facciamo così il video. E benvenuti quest'oggi a questo video. Un pre e tre, no? Per parlare di quello che ci aspettiamo di vedere, di trovare a questo evento, no? L'Electronic Entertainment Expo, che non dirò più perché comunque è troppo lungo, semplicemente abbrevierò con E3, è una delle manifestazioni, degli eventi più importanti che si tiene ogni anno, nei primi giorni di giugno, dove le software house, come case produttrici, come diciamo Sony, Microsoft, vanno a mostrare tutte le novità nell'ambito tecnologico, tutto ciò che concerne il mondo videoludico digitale, che andrà a uscire poi nei prossimi mesi, se non addirittura anche gli anni successivi. Personalmente, cosa mi aspetto è questo, più che altro l'argomento di questo video. Ecco, diciamo, questo è un pre-3 dove iniziamo a pensare che cosa ci piacerebbe vedere, cosa ci interessa in questa manifestazione e quali sono le nostre aspettative di questa. Io nel corso di questo video vi darò le mie, ma poi voi in descrizione, perché dico descrizione, già la seconda volta dopo il video di Grid, volevo dire nei commenti, ormai non so più collegare due parole, comunque, nei commenti potete lasciarmi le vostre aspettative di questo evento, no? Quindi iniziamo con questo per concludere poi con una piccola. Ci tengo poi a dirvi una cosa alla fine di questo video che penso sia, beh, abbastanza importante riguardo a tutto ciò. Allora, quest'anno con la nuova presentazione che ci sarà di Xbox One e PlayStation 4 alle 3 sicuramente sarà davvero molto interessante. Quindi, soprattutto il mio interesse per questo E3 è vedere nuovamente queste console, perché da un certo punto di vista, parlando di Microsoft, mi aspetto quello che si può chiamare un riscatto, nel senso che avete già visto, vi ho già parlato abbondantemente della mia delusione per quella che è l'Xbox One. Attualmente non mi convince come console da gioco, ripeto questo, però comunque può avere le proprie potenzialità, eccetera, eccetera, e queste dovranno essere mostrate alle 3 in modo tale che io mi possa ricredere, perché ragazzi, adesso a queste 3 molti di noi decideranno quale console prendere, se prendere la PlayStation 3, PlayStation 3, certo, prendiamo quella vecchia, la PlayStation 4 piuttosto che l'Xbox One, e questo è sicuramente uno degli aspetti più importanti di questo E3. Per questo motivo ci aspettiamo che Microsoft, spero che abbia un po' cambiato le carte in tavola, crei uno show, diciamo, che possa mettere in luce le qualità di gioco di questa console, che per ora non esistono. Per ora no, la console Xbox One non è una console, ma sembra essere più un decoder per quello che ci è stato presentato. Per quanto riguarda PlayStation 4, invece, cosa dire? Io spero di godermi una presentazione classica, diciamo, perché ho già molta fiducia in questa console. Però la PlayStation 4 si è mostrata molto bene per noi giocatori, per chiunque sia interessato al mondo videoludico, e sembra avere davvero quello di cui si ha bisogno, grande potenza di calcolo, insomma, essere all'avanguardia su quello che può essere poi l'esperienza videoludica. Ma soprattutto quello che ci interessa un po' da infantilmente sarà vedere come è fatta questa console. Abbiamo già visto alcune immagini che vi riporto qui di come si potrebbe pensare essere la console da alcuni trailer, ma a me la trovo abbastanza bruttina, ancora peggio dell'Xbox, quindi anche a me l'Xbox piace comunque. Quindi vedremo un po' anche finalmente dal vivo come sarà fatta questa console, perché sicuramente lo vedremo martedì, come sarà fatta, strutturata fisicamente la console. Quindi questo è anche sicuramente un punto di importanza per quanto riguarda le console. Quindi, diciamo, il primo mio interesse è il vedere, lo scoprire queste console in maniera completa. Non dico che probabilmente non ci daranno forse le caratteristiche hardware definitive, perché per un motivo o per l'altro spero tendono sempre a nascondere, non si sa mai perché, per paura che siano troppo scarse o perché non vogliono scoprire proprio le carte, non lo so, questo non l'ho mai capito. E quindi la mia prima grande aspettativa è vedere le console, scoprire tutto quello che c'è da scoprire, in modo tale che quest'anno, perché ricordo, usciranno a fine 2013, avremo queste
Nuove console, dovremmo acquistarle, dovremmo capire quale prendere. Io, ok, adesso sto pensando di prenderle tutte e due perché non voglio farmi scappare le esclusive, come ho avuto PlayStation 3 e Xbox 360 insieme, vorrei prenderle entrambe, però da vedere anche il prezzo, perché per ora se andate su Amazon trovate il prezzo di listino definito a 600 euro, che poi è portato a, siamo veramente a calare. Però comunque è il momento giusto per scegliere quale console. Queste tre è importante per questo, ma sicuramente non ci sarà solamente questo, perché avremo poi gli show, chiamiamoli show perché alla fine sono così, di Ubisoft, di Electronic Arts e poi anche di altri videogiochi, Nintendo, eccetera, eccetera, che andranno a mostrare tutti i propri videogiochi. Ad esempio, sono molto interessato a vedere quello che è Battlefield 4. Una minima curiosità è per Call of Duty, vedere cosa mostrano, che cosa, cioè, vedere un po' di gameplay. Insomma, non mi dispiacerebbe, ecco, perché comunque, per quanto io non sia un grande amante di COD, vediamo se quest'anno magari potrò cambiare idea, anche se un po' tra virgolette dubito, perché uno ha un po' talvolta stupidamente dei pregiudizi che dovrebbe abbandonare, ecco. Poi cos'altro? Abbiamo sicuramente forse una delle conferenze più belle sarà quella di Ubisoft, dove vedremo comunque molti dei videogiochi nuovi, delle IP nuove. Quando uno parla di IP nuove, cosa intende? Intende quei nuovi, chiamiamoli brand, quelle nuove saghe che si approdano al mondo videoludico. Quindi io nell'aspettare queste tre, mi aspetto anche di poter scoprire molti dei nuovi videogiochi, idee completamente nuove, come abbiamo visto alla manifestazione, so, alla presentazione PlayStation 4. Abbiamo visto alcuni videogiochi abbastanza, insomma, che non ci si aspettava, o comunque qualcosa di nuovo, possiamo dire, che ne so, Drive Club, cose così. Comunque giochi con titoli nuovi, nomi nuovi che possano saltare all'occhio, soprattutto è da capire quali saranno quindi le esclusive per PlayStation 4 e per Xbox One. Queste sono, diciamo che tutte queste tre ruota intorno a queste console. Per questo è un E3 estremamente interessante, che ci porterà a seguirlo con interesse. Quindi tutto ciò che c'è da parte mia nei confronti di questo 3 è un'aspettativa molto elevata per quello che sono le console. Vorrei fermarmi qui perché ci sarebbe davvero tanto da dire, però risulterebbe essere un video molto logorroico e noioso, anche perché sto parlando con una persona normale, non sto facendo lo sclerato, quindi magari alcuni di voi ti dicono: oddio, un video normale, però talvolta è meglio essere persone normali, parlare con persone normali di videogiochi, ecco. E quindi, in sostanza, dopo questo discorso, un po' così improvvisato, perché cioè questa volta non mi sono preparato il commento, non ci ho neanche pensato, ho detto: ho preso il microfono e voglio semplicemente parlare, semplicemente un discorso con voi, dove vi riportavo quello che mi aspetto di vedere. Mi aspetto quindi in sintesi, quindi avrei potuto probabilmente fare questo video in 30 secondi che partono da adesso. Da queste tre mi aspetto di vedere le console, PlayStation 4, Xbox One, mostrarsi e capire quali sono le loro caratteristiche, capire quali sono le loro esclusive, e soprattutto ho la speranza di vedere nuovi videogiochi proprio con idee completamente nuove da questo E3. Ecco, questo può darsi che sia il riassunto di tutto questo. Quindi, cari ragazzi, questo è tutto per questo video. Se non fosse che voglio ancora dire una piccola cosa abbastanza, penso, importante, penso che, insomma, ci tengo a dirla, ecco, più che altro. Alcuni di voi mi hanno chiesto: Lego, ci vai alle 3? No, non ci vado, non andrò a Los Angeles. E adesso vi spiego anche il motivo, nel senso che l'opportunità ci sarebbe anche stata, però diciamo ci sarebbero state due possibilità. La prima non è andata a buon fine. Per quanto riguarda la seconda, ci sarebbe appunto stata la concreta possibilità di andarci. Bastava solamente una mia decisione, ma la mia risposta è stata no. E adesso vi sembrerà stupido, ma vi spiego il perché, perché mi sembra importante, ecco, dirvelo. Perché ho detto di no? Perché mi è stato proposto di andare alle 3 di Los Angeles con Activision, il che significa che avrei dovuto prestare attenzione in primo luogo a quello che è Call of Duty Ghost, magari poi andando a trascurare quello che era Battlefield, perché logicamente se vado con Activision magari non posso realizzare un video dove parlo di Battlefield. Potete ben capire che se pagano un viaggio, alloggiamento e tutti tanti soldi, non posso mettermi poi a fare video su Battlefield 4 e non Call of Duty, no? E diciamo che per coerenza con me stesso, che è la cosa più importante per me, ho detto di no, perché se guardate il mio canale, tralasciando un video che è uscito pochi giorni fa, io non faccio COD, non propongo video di COD da più di 4-5 mesi, proprio perché il mio interesse è scarso in questo videogioco, perché preferisco giocare ad altri titoli che mi piacciono di più. Non sto dicendo che COD faccia schifo, per carità, cioè c'è chi piace e chi non piace, ogni tanto ci faccio una partita, però preferisco magari giocare a quello che non so, Battlefield 3 piuttosto che un altro videogioco. Quindi quando mi è stato detto:
se volevo andare a Los Angeles con Activision, ho detto: guarda, vi ringrazio, ma no, non perché per correttezza nei miei confronti e nei chi mi segue, io non posso così da un momento all'altro improvvisarmi giocatore di Call of Duty che ha sempre affermato di non essere interessato a questo videogioco e improvvisamente partire a Los Angeles per parlare solamente di Call of Duty. Sicuramente è un'occasione che mi perdo, però penso che sia giusto così, ecco, tutto qua. Quindi ho preferito declinare questa possibilità, che magari ci sarà in futuro, ma va bene lo stesso, ecco. Più che altro ci tengo a farvi sottolineare questo, che magari talvolta anche per sminuire o completamente distruggere l'immagine che alcuni di voi hanno di un youtuber che si vende da una parte all'altra per fare che possono essere soldi, collaborazioni con ditte e altro. Per esempio, questa è un'occasione d'oro che ho preferito declinare, proprio perché se non è in linea col mio pensiero, o comunque non sono tra virgolette, per quanto possa trarre vantaggio da ciò, andare alle 3 Los Angeles e tutto questo, però poi mettermi a fare una cosa che non è nelle mie corde, possiamo dire, ho preferito dire di no. Quindi io spero che capiate questo, penso che sia importante soprattutto per quello che magari alcuni di voi non pensano di aver dimenticato, l'immagine di una persona che comunque fa video, questo, che non è uno youtuber venduto, ma è uno che segue un po' le proprie idee, eccetera. Poi magari, ragazzi, io spero di ricredermi su Call of Duty Ghost, però questo lo vedrò dopo le 3, magari poi dopo mi piacerà e sarò ben contento di farci video. Il fatto è che mi sentivo veramente un venduto a dire sì, vengo alle 3 per parlare di Call of Duty, ben sapendo che non è il videogioco che preferisco, non è il, insomma, lo sapete, ecco. Ci tenevo a dirvi questa fine del video, spero che abbiate capito questo discorso. Non vi chiederò di lasciare un mi piace o meno per questa parte, ma soprattutto per la parte iniziale, un discorso tranquillo sulle 3. E volevo anche annunciarvi alla fine di questo video che probabilmente lunedì dalle ore 18:30 farò una streaming dove se riesco, insieme a altri youtuber come Xmurri, magari cercherò di anche altri, adesso vedo, dove semplicemente vedremo, assisteremo alle 3 insieme, magari streamerò direttamente le 3 sul canale, se non ho problemi di copyright devo informarmi. Dovrebbe essere, la tabella di marcia dovrebbe essere alle ore 18:30, inizia una piccola conferenza dell'Xbox, della Microsoft, 19 abbiamo quella diciamo definitiva, 22 c'è Electronic Arts, alle 24, quindi lunedì al mezzanotte o martedì alle 00, non so come volete, quindi tra lunedì e martedì c'è quella di Ubisoft, che però non streamerò, e alle 3 di notte ci sarà quella di Sony, che mi guarderò il giorno dopo alla mattina, perché io alle 3 di notte vado a dormire. Quindi ragazzi, questo è tutto per questo video, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.